E sempre di esodati si è parlato in una conferenza stampa nei giorni scorsi in Regione Lombardia per presentare un accordo grazie al quale sarà possibile utilizzare la mobilità in deroga anche per gli esodati. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale al lavoro Valentina Prea. Valentina Prea, assessore all'istruzione e formazione del lavoro, Regione Lombardia. Una parola fine al problema esodati? Solo l'inizio, abbiamo riaperto il capitolo esodati che era stato chiuso bruscamente dalla legge Fornero e che aveva lasciato senza garanzie migliaia di lavoratori. In Lombardia abbiamo cercato delle soluzioni, soprattutto condivise con i sindacati, con le parti sociali, quindi per questo motivo la sottocommissione di Regione Lombardia per la formazione e il lavoro ha approvato un addendum, quindi un'aggiunta all'accordo quadro degli ammortizzatori in deroga per il secondo semestre 2013 per consentire di utilizzare la mobilità in deroga anche per gli esodati. Quindi che prospettive ci sono per coloro i quali hanno subito questo grave danno, se vogliamo, a causa dell'introduzione della legge Fornero? Quello che abbiamo stabilito è che l'accordo, in coerenza con la legge nazionale sulla terza salvaguardia, perché sono state previste delle categorie di esodati, prevede, l'accordo di Regione Lombardia prevede che possano accedere all'indennità di mobilità in deroga i lavoratori che sono cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012. Oppure quelli collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, oppure quei lavoratori che alla data odierna sono coperti dal trattamento di mobilità ordinaria. Non abbiamo potuto neanche quantificare quanto costerà questa misura, ma noi abbiamo delle garanzie proprio perché abbiamo fatto rientrare questo accordo nell'accordo più generale degli ammortizzatori in deroga e ci aspettiamo dal Ministero del Lavoro il riconoscimento di questa interpretazione estensiva della norma e poi andremo a valutare la platea e quindi l'aiuto in termini di contributo finanziario che Regione Lombardia verserà per questi lavoratori.